Potrebbe essere la settimana buona per la nuova giunta regionale, guidata dalla neopresidente Iole Santelli. Di certo, nelle prossime ore, entreranno nel vivo le trattative con i partiti del centrodestra per la formazione della nuova giunta. Finora, la prima governatrice donna della storia della Calabria ha tenuto contatti informali con i vertici delle forze alleate, a partire dal segretario della Lega Matteo Salvini, che la forzista ha incontrato giovedì scorso a Reggio Calabria in occasione del tour di ringraziamento agli elettori. Si sarebbe trattato di un primo sommario confronto propedeutico ad altri più puntuali e dettagliati che la Santelli dovrebbe avere a breve, oltre che con Salvini, anche con Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia e Lorenzo Cesa dell'UDC. I tempi saranno scanditi quasi certamente dalla proclamazione degli eletti al Consiglio regionale, che secondo indiscrezioni filtrate dalla Corte d'Appello di Catanzaro dovrebbe avvenire entro mercoledì, a conclusione del conteggio finale dei voti. Al di là dei nomi, la struttura della nuova giunta dovrebbe essere di fatto già delineata. I partiti della coalizione troveranno rappresentanza in proporzione alle appese elettorali riscontrate il 26 gennaio, tenendo anche conto della composizione territoriale. Se trovasse conferma l'ipotesi secondo cui la presidenza del Consiglio andrebbe a Fratelli d'Italia, ai meloniani toccherebbe una poltrona in giunta così come all'UDC. Due posti invece per la Lega e tre per Forza Italia, in campo pure con le liste Iole Santelli presidente e Casa delle Libertà. Ammesso che fosse davvero questo il quadro finale, c'è da giocare tutta la partita della vicepresidenza e delle deleghe. Per esempio la Lega, che per la prima volta nella storia entrerà sia in Consiglio regionale che in Giunta, non ha fatto mistero di puntare all'agricoltura. La neopresidente Santelli ha brevemente fotografato la situazione con un post su Facebook. Stiamo aspettando, dice la Santelli, che la Corte d'Appello termini i conteggi dei voti, ripartisca i seggi e ci dia un responso ufficiale. Io nel frattempo sto lavorando per capire lo stato dell'arte in alcuni settori strategici sui quali non abbiamo più tempo da perdere ed è necessario intervenire fin da subito. E quindi, rivolgendosi direttamente agli elettori, so che avete riposto in me, dice la Santelli, e nel progetto che rappresento tanta fiducia. Farò in modo di non deludervi perché so di poter contare su una bella squadra con cui lavorare e soprattutto con la grande squadra dei calabresi. La squadra, afferma Santelli, sarà la giunta che dovrà cambiare le cose in questa regione e per quanto riguarda l'assetto della nuova giunta regionale, sono ore veramente decisive.